Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Oggi ragazzi analizzeremo il girone dell'Italia degli europei 2020-2021. Questo 2021 perché ovviamente sarà rinviato nel 2021. Il 12 giugno sarebbero iniziati nel 2020 gli europei con la partita inaugurale all'Olimpico Italia-Turchia. Analizziamo le tre squadre contro, che sono Svizzera, Galles e Turchia e poi c'è l'Italia ovviamente, la nostra Italia. La prima squadra è proprio la Turchia. La Turchia, ragazzi, è una squadra che è riuscita a beffeggiare molte squadre, con un girone di ferro, non di ferro, però un girone molto difficile perché ha combattuto contro la Francia. Ha vinto in casa, ha perso, ha pareggiato in trasferta, neanche ha perso. Quindi ragazzi, la Turchia è una squadra forte perché ha molti giovani, ha Tosun, ha Cengiz Yıldırım, ha Çalhanoğlu, ha questi giocatori che sono da tenere molto d'occhio. Sono da tenere molto d'occhio. Attenzione alla Turchia, che sicuramente ci può creare problemi. Ci può creare molti, veramente molti, molti problemi. Quindi questa Turchia, capitanata proprio da Tosun, ovviamente il capitano della Turchia, è una squadra a cui dobbiamo stare attenti perché può fare molto del male. Può venire all'Olimpico e strapparci un pareggio che non andrebbe bene. L'Italia deve vincere. Seconda squadra, la Svizzera. La Svizzera, sì, la Svizzera di Petkovic, ragazzi, l'ex Lazio, ex allenatore della Lazio. Ho smesso, non penso. Petkovic, Lichtsteiner, Xhaka, molti giocatori, ragazzi. Anche sta forte, ma la Turchia per me è più forte, ragazzi. Sì, ha giocatori molto più giovani la Turchia, perché Lichtsteiner, ragazzi, ha una certa età. Lo stesso vale per Xhaka. Quello dell'Albania è giovane, ma quell'altro ha 27 anni, 28, e non è molto giovane. Per me è più facile la Svizzera della Turchia, lo dico subito. È molto più facile la Svizzera della Turchia. La Svizzera ha giocatori più vecchi, ripeto. La Turchia ha più giovani. Sì, sono di esperienza la Svizzera, però è più forte di me. Ultima squadra è il Galles di Bale, il Galles di Aaron Ramsey, il Galles di veramente. Chi c'è? Hemes, il portiere, veramente un Galles che è la squadra più forte sicuramente del girone. Un girone che inizialmente tutti dicevano facile, facile. Ci andrà bene perché ci andrà bene. Però, raga, non è facile, sicuramente. Non è per niente facile. Se lo vai a distinguere, non è per niente facile. Perché il Galles è forte, la Turchia c'ha esperienza. Cioè, c'ha molti giovani. Beh, la Svizzera, anch'essa, è molto buona, quindi se vai a vedere alla fine, facile non è per niente. Facile. Quindi ragazzi, speriamo che vada bene il prossimo anno con questo europeo 2020, barra ripeto 2021 dell'Italia. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!